Allora, un attimo, l'uomo che ha in mano Roma e il calciomercato. Allora, Seba, sulla Lazio sai qualcosa? No, sulla Lazio al momento non c'è nulla, niente di che. Niente di che, tranne l'allenatore, che l'abbiamo detto già, però no, a livello di nuovi acquisti no. Però, ritornando un attimo a Chiesa, sì, io posso dirvi una cosa, che perché vi dicevo che il Napoli è così forte sul giocatore? Perché Napoli e Juve stanno parlando tanto, stanno parlando sia di Chiesa sia di Di Lorenzo, perché è chiaro che molti parlano del fatto che comunque che Conte stia provando a convincere Di Lorenzo a restare al Napoli. Sì, in effetti era l'unico che poteva convincerlo. Non è arrivata questa conferma, perché Di Lorenzo vuole andare via, ma appunto lui vuole andare soltanto alla Juve. E quindi attenzione, perché potrebbe esserci, non dico uno scambio, io credo che siano due operazioni comunque slegate tra Chiesa e Di Lorenzo, ma non mi stupirei per niente a vedere Chiesa con la maglia del Napoli e Di Lorenzo con la maglietta della Juve. Quindi attenzione a questa cosa, perché le parti stanno parlando di entrambi gli affari. Percentuali. Ma invece posso fare una domanda a Sebastiano prima che ci dia le altre bombe? No, io volevo sapere un attimo la percentuale, cioè si sbilancia un attimo, Sarno. Allora, io mi voglio sbilanciare, voglio dire che secondo me, da quello che hanno detto a me, del fatto che la Juventus in questo momento non stia forzando perché sa di arrivare a Di Lorenzo, io per Di Lorenzo alla Juventus ti do anche una percentuale del 70%, quindi molto alta. Per Chiesa te la abbasso giusto leggermente, ma soltanto perché c'è anche la Roma, quindi ti dico questo. Ma per Di Lorenzo invece ti do una percentuale alta, perché da quello che mi risulta la Juventus è forte, ma non nel senso che sta spingendo, ha fatto la prima offerta, ma diciamo sta adottando una tattica diciamo diversa, perché sa che alla fine in un modo o nell'altro arriverà alla Juve, perché quello che ha fatto sapere Di Lorenzo al Napoli, e Di Lorenzo non si smuove, vuole andare lì. Tra poco la bomba, commentiamo un attimo questa su Di Lorenzo. Anto, posto di Danilo. No, secondo me in aggiunta a tutto ciò che c'è già, perché secondo me siamo carenti da quel lato, forse De Sciglio al limite, al posto di De Sciglio, perché giocherebbero Cambiaso o Di Lorenzo. Che altro, ragazzi, io sono triste per Tech, al di là di tutto capisco che sia giusto il cambio, ma sono molto triste per Tech umanamente. Che sarebbe Szczęsny? Sì. Il fatto di non averlo salutato un po' mi sta qua, ma capisco che in questo momento la Juve non ha bisogno di sentimentalismi per... Beh, mandagli un messaggio. Mi mancherà tanto, un gran personaggio a te. Virginia, che ha fatto lei prima? Che hanno chiamato una vara anche su di lei, scusi. No, Pancio, non lo so. No, non lo so, te lo giuro. C'hai spiura anche tu al naso? No, mi sono toccata il naso quando hanno detto tipo toccati il naso se vuoi che si parli della Coppa America, non l'Europeo. Io ho fatto così e poi non lo so. Ah, ok. Perché la Coppa America, che vabbè, è una competizione. Sì, sì. È una Coppa. La Coppa America più importante di sempre, perché ci sono praticamente tutte le sudamericane, ma anche tutte le nordamericane e le centroamericane in questa edizione. Tra l'altro l'auto titolare, quindi... Ma ti ha sbloccato, Manu? No, rimango ancora bloccata, ma... Chi? Non va bene così. Lautaro? Perché ti ha bloccato? È una bella domanda, vorrei saperlo, non lo so. Cioè, nel senso, tu cerchi Lautaro Martinez e non ti compare? No. Oh, mi sento male, che trash. No. Mai scritto niente di cattivo, anzi, ero l'unica che continuava a incitarlo da sola. Sì, è successo lo stesso con Desciglio. Secondo me è la moglie che ha preso il telefono in mano. Pure secondo me, anche io l'ho pensata così, colpo, ho detto la stessa cosa. Niente, cioè, mica la chat con Sarno. Vabbè, allora, Manuela, per favore. Tu c'è la chat con Sarno, capite? Pianto la chat con Sarno. Ma Manu, no, per favore. Però sì, dai, tu sì, ci però giuri che non gli avevi mai detto niente a Lauti, neanche una reazione coi cuori. No, io dico, dai Lauti, bravo, gol, continua, non ti preoccupare. Anche ah, vabbè, non... vabbè, allora un po'. Vabbè, ma anche io. Tu, Manuela, scrivi così, tu scrivi così, la moglie vede un sacco di ami della canna da pesca. Manuela, hai mandato una foto? Hai mandato una foto dalla piscina di Giulia dicendo che era tua, Lautaro? No, Lautaro no. Azzo! Chi è Manuela? Ha un altro calciatore?
Sì, tu... ho approfittato della piscina di Giulia per spararmi un po' la però, posa. Manu, ma scusami, ma tu avevi una liaison con un calciatore, giusto? Fatti cazzi tempo fa. Dico, ma si può dire adesso? O non si può più dire lo stesso? No. Vabbè, no, vabbè, ci siamo scritti. Noi ci siamo scritti. Vabbè, si dice sempre così. Qualcuno in chat ci ha preso? Sì. Eh beh, allora è uno, ha scritto solo uno. Ma io non capisco una cosa, ma perché da parte delle donne, non parlo di Manuela, ma in senso generale... Beh, cioè, dopo il discorso questa... Manuela... Aspetta, c'è tutta questa omertà nel non fare i nomi quando hanno avuto relazioni con calciatori, cazzarola, ma sono esseri umani come noi, ma chi se ne frega? Beh, magari uno... magari magari no. Poi viene fuori che era fidanzato o sposato con 10 figli, ma non è l'unica, no? Io ne conosco tantissime che hanno avuto relazioni con calciatori, se, lo sei diventato Roma, il scoccio di Corona, non è il nome, no, calciatori o meno non si sa mai di me, quindi neanche di no Manu, comunque è proprio riservata in generale, eh. Secondo me una non lo fa tante volte per evitarsi dei giudizi del cazzo su internet, adesso non vorrei dire, no Manu, no, ma io non parlo di lei, io parlo vivendo Roma, cioè ho frequentato anche i locali, c'erano ragazze che si sapeva che avevano relazioni con i calciatori, ma c'è sempre stata questa cosa di omertà in senso giusto, generale. È giusto secondo me, finché non è ufficiale uno si fa i cazzi suoi, è quello, infatti. Però comunque devo dire, cioè, non so perché effettivamente le ragazze si imbarazzano un po' nel dirlo, però sono bei ragazzi, alcuni sono pure simpatici, certo non sono premi Nobel nella maggior parte dei casi, però non c'è niente di male secondo me, boh. Non ci vedo nulla di male, giuro. Assomiglia un po' a Inzuccio, ti dico la verità. Io non lo conoscevo, Poi hanno milioni di pregi, comunque. Milioni di pregi. Non è ancora il momento della bomba, eh. C'era una domanda, okay, di Giulia, però... Io l'ho vista, attenzione, VAR su Virginia, l'ho vista anch'io, eh. L'ho fatto apposta. È così, che si finisce incinta, Virginia. No. Allora. Vabbè. Non lo so. Cos'è successo, Giulia? Andre. Giulia. Pesante. Non pesante? Sì. Riguarda te Panciroli, Vabbè, ma io e Virgi, ragazzi, come scendo a Roma, minchia. Allora, per favore, facciamoci seri, perché allora Seba, quando vai? Ci sono, ma la domanda di Giulia? C'era la domanda di Giulia? No, la domanda mia in realtà era banalissima, cioè era se ti risulta quasi chiuso l'affare Zirze o se secondo te può saltare. Pesante, attenzione. Voglio risposte, visto che Seba è un uomo di risposte. Ha detto oggi. Oggi non l'ho seguito. Allora, fatelo parlare. È la bomba di oggi. Fatelo parlare. È una vergogna. Io lo richiedo. Sarno, ci sono evoluzioni su Zirze? Chiedeva Giulia. Allora, in questo momento ti dico una cosa, Giulia, a parte che la gente di Zirze è a Milano, ma ti dico un'altra pesante cosa, che questa mattina quando io ho comunicato quella cosa qui proprio ad OCV, l'ho detta perché da quello che mi risulta la trattativa, anche per quanto riguarda le commissioni per Zirze, si è chiusa stamattina. Quindi le cifre sono queste. Quindi c'è Paroli che si è chiusa stamattina, scusi Sarno. Cioè che è preso? Ti risulta preso? A me, allora... Un attimo che c'è un alert, scusa, che non ti voglio interrompere. Questa sera sì che è bello avere l'abbonamento da 28 mesi ad occhio. Complimenti ragazzi. Grazie Cook. Stavi dicendo, no. Scusa Seba? No, stavo dicendo che anche prima, se non sbaglio, anche in TV, anche Sky tutto, hanno detto che ci sono problemi ancora di commissioni, e io comunque rispetto questa cosa, e però da quello che hanno detto a me, questi problemi di commissioni sono stati risolti. Pesante! E quindi dico che Zirze di fatto, anche virtualmente, si ritiene un giocatore del Milan. Vabbè. La gente l'ha praticamente
la gente l'ha praticamente comunicato anche al giocatore, l'ha rassicurato da quello che mi risulta del fatto che è solo un problema, non è più un problema perché come vi dicevo si è risolto, ma era solo un problema burocratico proprio legato a un milione in più, un milione in meno per le commissioni, che tra domani e dopodomani, visto che la gente è a Milano, si diciamo ufficializzerà il tutto, perché si renderà appunto, si deve passare come dicevamo per la burocrazia, ma è un colpo addirittura d'arrivo che il Milan sente di aver concluso. Da quello che mi hanno quindi detto, siamo, cioè, Sarno, scusi, no, perché da, cioè, lei sta smentendo quello che ha detto Sky e sta dicendo, ha detto virtualmente del Milan, quindi sta parlando del dito. Vedo che sta alzando la mano. No, allora, sì. Allora ti dico, io Sky non, Sky non so precisamente, quindi non vorrei dire nulla di male. Se sto dicendo che comunque sta dicendo che diciamo qualcosa di male, Sarno, cazzo c'è qui. Per i problemi per le commissioni non sono ancora risolti del tutto. Invece, da quello che mi risulta, questi problemi sono stati risolti. E Zirze è di fatto un nuovo giocatore. Quindi a Sky sono dei cazzari. L'ha detto. C'è il dito? Io il dito qui te lo alzo. Mi sento già. Oh mio Dio! Zirze è un nuovo giocatore del Milan. È mezzanotte 27. Festeggiate, milanisti. A me piace molto questa cosa, è vero? Guarda, Sarno, esatto. Manuela ama gli uomini sicuri di sé. Signore, sì, alzato! Si con le palle. Sai qual è il fatto? Che proprio stamattina mi hanno detto, guarda, le commissioni l'hanno risolte. Adesso anche con la persona con cui stavo parlando mi ha detto, sono sempre persone ragazzo, e ovviamente per... all'ultimo secondo può anche saltare tutto se qualcuno sarebbe eccetera, però di fatto le commissioni erano il problema, l'accordo sulle commissioni adesso c'è, l'ingaggio per Zirze c'è, di circa 4 milioni e mezzo a stagione, operazione totale da 50 milioni, Zirze è di fatto un giocatore del Milan. Mamma mia! Guarda Sebastiano, io ti dico una cosa, qualora alla fine di questa sessione di mercato estiva Zirze dovesse essere un giocatore del Milan, sappi che io ti considererò la mia fonte, delle fonti. Te lo dico stasera, guarda, oggi è l'11 giugno, io ero qui presente e tu ti sei esposto nel dire è un giocatore del Milan. No, ha smentito tutti da quello che scriveva. Sì, no, ma è per quello, perché ho letto un po' di retrofront, capito? Sì, no, ma le ho lette anch'io. Molti stanno dicendo che questi problemi per le commissioni sono importanti. Io ve l'ho detto, a me risulta soltanto che è soltanto burocrazia che verrà risolta tra domani e dopodomani. Poi è chiaro, la clausola si deve pagare il 1 luglio e non si può pagare prima. Ma tu dici che è così perché stanno ancora aspettando di ufficializzare l'allenatore, quindi dici virtualmente per quel motivo lì? Perché potrebbe... No, io dico virtualmente perché gli accordi sulle commissioni, per quanto riguarda le commissioni, sono un po' più lunghi, cioè richiedono un po' più di tempo. Proprio per questo la gente è arrivato a Milano e, ripeto, è andato a Milano proprio perché l'accordo c'è e si vuole ufficializzare il tutto. Quindi è arrivato lì per questo, non per questo. Oh, ragazzi, il Milan con Zirze... Sì, allora non è che basti, cioè, nel senso, no, okay, Zirze, però cioè, ci sono qualche altro giocatore da prendere. Dai, migliore attacco d'Italia a mani basse, dai. Zirze, Leao, Pulisic. Minchia, ma non elimini ancora il gap con l'Inter. No, sicuramente, se dovessero riuscire già non cedere, a non fare cessioni importanti, prendi Zirze, un centrale difensivo, un terzino. E secondo me ci possiamo essere terzino destro, centrale difensivo. Stanno già festeggiando i chat milanisti. Uscite fuori e sbandierate, ma c'è una bomba anche sulla Roma. Un attimo, Sarri oppure Allegri. Non ho mai vinto, non ho mai vinto. Mi speravo di tornare a Roma, è diverso. Ma noi ci accorgiamo che siamo in ridimensionamento. Voi state a festeggiare, voi siete rincoglioniti. Ancora non avete capito. Siete passati da Mourinho a De Rossi e state a festeggiare. Che cazzo ne ridete? Passate da Lukaku a Abraham, passate da cosa? Mi state a rincoglionire, siamo due squadre che stanno regredendo e voi ridete. Ma che cazzo siamo? Ridete. Ancora possiamo. Voi state a Nambì, sì, bello. Siamo. Forza, Mencinati. Sì. Dai.
Ma guarda che stai Dio, oh, dopo 50 si erano due punti sopra, fenomeno. Mamma mia, Baroni! Oh, l'ultima volta che ha fatto la Champions League stavi qualcosa, dai, chiudi, io ancora tu apri al latte, dai, no, no, ma su. Bello, non fa così, non è. No, fa così, piano under culo, tranquillo, tranquillo. Per favore. L'anno prossimo. L'anno prossimo deve venire a prendere, non ti preoccupare. Ma che sta la fucina? Grande. Allora, no, venire a prendere, come è successo ogni anno, tranquillo. Pure quest'anno ti avevamo purgato, non so se ti ricordi, Coppa Italia ti avevamo mandato a casa. No, sono contento di vederti così in forza, così bello. Come faceva la bandiera? Per la stagione, perché devi essere proprio pronto per la stagione. Ma guarda che io sono laziale, quindi so che cosa vado incontro. Questo è il periodo 2 in cui tu ti esalti, poi puntualmente arrivi a maggio e dai, capocciato in faccia al muro e comincia a dire di chi è stata colpa. Lo dico io, la colpa è la tua che ci credi ogni anno, perché sei un po' rofesso. Per favore. No, ma io dico te come in generale tutti i romanisti. Non è una cosa che te per te. Forza ragazzi, sono da solo. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Scusate se abbiamo... Ben trovati. Scusate che abbiamo interrotto. Grazie Pancio che ci ha fatto salire. No, figuratevi ragazzi. Benvenuti. Sulla Roma... Possiamo andare un attimo, ci siamo passati prima, però ci sono novità, oltre diciamo a Chiesa, che ne parlavi prima, Seba. Ma allora, le novità sono più che altro, ripeto, la Roma si sta concentrando su questo, di altri nomi ovviamente abbiamo sentito, non solo da me, ma l'hanno riportato anche altri, che un altro giocatore che piace è Boga, e io confermo questa cosa, che oltre a Chiesa... Piace anche Boga. La Roma è nella sua testa quello di ha come obiettivo di chiudere per Chiesa, però come dicevo, quello che risulta a me è che il Napoli è molto forte sul giocatore e ha anche dalla sua la situazione. E Politano invece, Seba? Che cosa? Politano? Politano è Sulè dicono anche, però Sulè secondo me non c'è. Allora Politano è visto come un piano C. Sulè io lo vedo lontano dalla Roma, perché in questo momento costa troppo, e da quello che mi hanno detto oggi la Juventus se ne libererebbe sicuramente, ma chiede ancora 40 milioni a quel prezzo. Cioè, se la Roma avesse 40 milioni da spendere, a questo punto prenderebbe Chiesa domani, e noi la Roma attualmente non ce li ha per Chiesa, perché sta valutando bene, perché non è che non ce l'ha né che non ha soldi, non intendo questo, però in questo momento non vuole spenderli in quel ruolo lì tutti e 40, e quindi è chiaro che risulta difficile sia Sulè che Chiesa, perché la Juventus... E invece Holm chiedono? Sherlock? Per Holm, contatti, però non... ripeto, la Roma in questo momento non è in chiusura per nessuno, è la trattativa in cui vuole capire prima la situazione Chiesa, prima di passare al secondo obiettivo, che come dicevo prima potrebbe essere Boga. Beh ragazzi, però passare da Chiesa a Boga, con tutto il rispetto...